Buonasera a tutti ragazzi, da Zebra. Il mercato della Juventus è terminato? Ci saranno dei colpi all'ultimo secondo, all'ultimo minuto? Chissà ragazzi. Però le voci cominciano a girare, queste voci, tutto quello che gira intorno a Lukaku si riavvicina alla Juventus. Ragazzi, ma prima di continuare mi raccomando, iscrivetevi al canale e lasciate un bel like. Quindi Lukaku potrebbe essere veramente vicino alla Juventus di nuovo, perché viene riaccostato alla Juve. Io credo che ci sia una strategia in atto, forse credo personalmente che ci sia una strategia da parte della Juventus, è quella di portare fino all'ultimo secondo Lukaku lì al Chelsea e poi mettere alle strette lo stesso Chelsea. Beh, io credo che Giunto stia lavorando, stia cercando di pressare tutto questo per un prestito secco. Prestito secco di Lukaku alla Juventus. Ora abbiamo visto che Lukaku è fuori progetto dal Chelsea. E il Chelsea, tenere un giocatore fermo lì come Lukaku, non lo so se gli conviene tanto tenerlo così. Io credo che negli ultimi giorni di mercato nessuno, e ripeto, nessuno sborserà 40-45 milioni per Lukaku. Nessuno, ragazzi. Se non è stato fatto fino adesso, nessuno sborserà quella cifra, neanche la Juventus, neanche la Juventus. Ora, l'unico mio dubbio è se dovesse andare lì in porto questo prestito, ma chi lascerà la Juve? Noi abbiamo tre attaccanti adesso: Ken, Milik e Vlahovic. Ancora con la situazione Vlahovic? Vlahovic che dopo il gol si è rialzato la maglietta, occhio, è ancora sul mercato? Il Chelsea ha perso il campionato, ha di nuovo perso, e chissà mai se vorrà veramente andare a fare un'altra punta come Vlahovic. E quindi siamo alle solite? Scambio Lukaku-Vlahovic? Mai. Non aprirei mai a una cosa del genere. Mai, ripeto. Ma Lukaku in prestito? Beh, allora lì sì, ragazzi. Però mi sorge un dubbio. E proprio chi esce? A questo punto mi viene da pensare che potrebbe essere Ken l'indiziato a lasciare la Juventus. Non lo so se a titolo definitivo, non lo so se va in prestito oneroso da qualche parte, non lo so, questo non lo so dire. Ma se si parla di Lukaku alla Juventus, due sono le strade: o prestito secco ed esce qualcuno come Ken, non credo Milik, o ritorniamo su quello che c'è stato in tutta questa estate: Vlahovic, Lukaku. E se dovesse succedere una cosa del genere, ragazzi, veramente io impazzirei, perché non accetterei assolutamente una cosa del genere, non lo accetterei mai, ragazzi, questo che sia ben chiaro, perché comunque dobbiamo anche dirlo, gli equilibri che si sono creati nell'ultimo periodo sono molto importanti, stanno portando un risultato alla Juventus, lo stiamo vedendo sul campo, e andare a strappare un eventuale Vlahovic da tutto ciò mi sembra un delitto, perché Vlahovic si è integrato, si è integrato totalmente in questa nuova versione di Juventus, con tutta la squadra coesa, insieme lottano. Andare a rovinare un giocattolo quasi, non dico perfetto perché perfetto non è, ma andarla a rinforzare è un altro discorso, andarla a rimpiazzare no, raga, cambierebbero gli equilibri, soprattutto un campionato già iniziato, non puoi stravolgere all'ultimo secondo. Ecco perché vi dico, occhio, che potrebbe esserci un'occasione di un prestito con un'uscita eventuale di Ken. Poi c'è Berardi, l'ultimo, ragazzi, ancora Berardi non si capisce perché ormai è fuori rosa, sembrerebbe fuori, lavora fuori, cioè il Sassuolo ha rinunciato al Berardi nella prima di campionato, quindi io credo che la situazione si dovrà in qualche modo risolvere, e potrebbe essere vicina la possibilità che Berardi possa vestire bianconero.
Io lo credo che fino all'ultimo secondo ci succederà. Berardi vestirà bianconero. Ne sono convinto, ragazzi. Il Sassuolo non è... Sì, può darsi che si metterà di traverso, ma perderlo così? Non lo so. In questa vicenda è un po' particolare. Il Sassuolo, non è, secondo me, non è neanche riconoscente col ragazzo. Io credo che il Sassuolo è veramente egoista come società, perché il ragazzo ha sacrificato una carriera, perché bisogna dirlo. Ha sacrificato una carriera per rimanere col Sassuolo. Ora che ha chiesto la cessione dopo 9-10 anni, tu ti metti di traverso. Dai, cazzo, no? Dai. Però, ragazzi, io da tifoso della Juventus, io non mi nascondo, Berardi alla Juve è comodo, mi farebbe comodo. Un Berardi in più, perché no? Portare quella cosa in più, quell'iniziativa, quella... non lo so, quella tecnica, perché anche una tecnica, il ragazzo, raga, non ci nascondiamo. Quindi mi piacerebbe vederlo anche in bianco e nero. Ragazzi, queste sono le informazioni ultime che sono riuscito a recepire. Accadrà? Non accadrà? Questo non lo so. Ma fatto sta che gli ultimi giorni di mercato, ultimissimi giorni di mercato, saranno importantissimi, importantissimi. Ragazzi, come al solito vi chiedo di iscrivervi al canale, lasciare un bel like e soprattutto commentare. Ragazzuoli, io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Un saluto da Zebra. Ciao.